Ciao a tutti, oggi preparo il pane senza glutine con un ingrediente segreto. Abbiamo bisogno di 200 g di farina GlutaFin Select, 100 g di farina Biaglut per pane e paste, 100 g da aggiungere alla fine, mezza bustina di lievito disidratato. Poi abbiamo 300 ml di acqua tiepida in cui scioglio zucchero. Poi 40 g di strutto e sale a piacere. Nell'acqua ho già inserito 2 cucchiaini di zucchero da caffè rasi e il lievito disidratato. Procedo a mescolare così da sciogliere il lievito nella nostra acqua tiepida, che però non deve essere calda, attenzione. Nella farina verso tutta l'acqua e il lievito. Non uso il robot da cucina questa volta, per mostrarvi che è possibile con un po' più di tempo e un pochino più di fatica ottenere un ottimo pane anche facendolo a mano. Inglobiamo bene la farina. L'impasto, come vedete, risulta essere lento ed è per questo che all'occorrenza inseriamo i 30 g di Biaglut. Questo è l'impasto che dobbiamo ottenere. A questo punto aggiungiamo lo strutto, il nostro ingrediente segreto di cui non dovete avere assolutamente paura perché conferirà al vostro pane un sapore unico. Mescoliamo molto bene. Dopodiché aggiungiamo in ultimo il sale, che deve essere aggiunto lontano dal lievito e dallo zucchero, perché lo zucchero attiva il lievito, il sale lo brucia. Di sale aggiungiamo un 20 grammi. In ogni caso, ritenetelo una quantità. Dopo aver mescolato bene l'impasto lo copriamo con della pellicola e lo facciamo riposare fino al raddoppio. L'impasto ha lievitato e a questo punto procedo a riempire gli stampini. Così ho tagliato un foglio di carta forno che sagomerò in funzione della forma dei miei stampini. Se non avete degli stampini, cliccate qui. E troverete come fare degli stampini artigianali nei quali mettere i vostri panini. Per facilitare il porzionamento dei panini all'interno degli stampini, io ho messo come fondo la carta forno e per raccogliere l'impasto dalla boule uso una spatola che bagnerò con dell'acqua. Lascio cadere l'impasto molto semplicemente all'interno dello stampo, se necessario, e lascio cadere dell'altro impasto. Riempio il nostro stampino per almeno 2/3, però io il panino non lo tocco, non lo livello. Questo perché voglio assicurarmi che crei la cupoletta del pane in cassetta. Faccio la stessa cosa per tutti gli altri stampini. Metto a lievitare sempre in forno con la luce accesa. Ecco qui, il pane è pronto. Questa è la colorazione di cui vi parlavo. La spaccatura della lievitazione. Il pane anche sul fondo
risulta essere molto colorato, soffice, e adesso lo lascio raffreddare. Questa è l'alveolatura più grande rispetto alle solite del nostro pane.